Eccoci qua, buon pomeriggio cari amici e care amiche del canale Il Cappello di Irma. Buon pomeriggio Gabriella. Buon pomeriggio a te Irma e a tutti gli ascoltatori. Grazie, bene. Allora cari amici, eccoci qui che proseguiamo il nostro cammino con i principi fondamentali del buddismo di Nichiren Daishonin. La fonte da cui traiamo queste meravigliose spiegazioni di Gabriella sono direttamente prese, lo dico ogni volta, da questo testo bellissimo, I principi fondamentali del buddismo di Nichiren Daishonin, casa editrice Esperia. E oggi la nostra Gabriella ci introduce in un argomento, direi, un po' tosto, tostarello, sì. So che interessa tutti noi, sì, ci riguarda tutti noi, sì, perché ci interessa proprio per, sì, questo, perché ci riguarda proprio personalmente, sì. E sono, l'argomento è i tre potenti nemici, proprio. Quindi, così, prego Gabriella, a te. Allora, cominciamo come sempre da quello che ci dice Nichiren, certo, nelle sue lettere, e così è scritto: nell'ultimo giorno della legge, il devoto del Sutra del Loto apparirà senza dubbio. Quanto più grandi saranno le difficoltà che incontrerà, tanto più grande sarà la gioia che proverà grazie alla sua forte fede. Quindi, scusate, io sono quella sempre che rompe. Sì, già dalle prime righe. È giusto. Quindi diciamo che quando incominciamo, intraprendiamo questa strada del buddismo di Nichiren Daishonin, diciamo così, questa nostra strada di crescita, sì, e di trasformazione per la nostra vita, auspicando per una trasformazione di cambiamento, certo, positiva. Certo. Diamo anche un senso a tutto ciò che ci accade, sì, vero? Che certo. Così. Perché incominciamo anche a interpretare gli avvenimenti che ci accadono sotto una luce diversa, non solo dentro, ma proprio in relazione a quello che capita intorno a noi, che è, sì, ambivalente, sì, perché diciamo che sembrerebbe, ci insegnano, ci dicono che ciò che ci accade è esattamente il riflesso di quello che è la nostra realtà, sì, intrinseca, certo, diciamo così, sì. Ecco, quindi diciamo che così ci consoliamo tutti, no? Bello, però, sì, che se intraprendiamo questo cammino di crescita e di evoluzione e di fede e di trasformazione, sì, di fede, virgola, e ci accorgiamo che tutto va male, siamo sulla strada, sì, non dobbiamo spaventarci. Ecco, questa era. Dobbiamo. Non spaventiamoci e pensiamo che, come quando si vuole raggiungere una meta veramente difficile nella vita, nel quotidiano, ci dobbiamo impegnare a fondo e superare ostacoli alle volte, certo, incredibili. Certo. E lo stesso succede quando noi intraprendiamo il cammino dell'illuminazione. Certo. L'oscurità si risveglia e dice: qua, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Qualcosa vuole prendere il mio posto? Vogliono estromettermi? Non sia mai detto. Poi vorrei dire anche una cosa che sembrerebbe banale, però io sono sempre concreta, no? Certo. Nelle cose semplici della vita di tutti i giorni. Poi, d'altronde, se vogliamo pulire una cosa sporca, dobbiamo pulire lo sporco, sì, no? Se vogliamo, certo, lucidare le argenterie, come dico io, sì, metterci olio di gomito e pulire. E però per pulire e avere la cosa pulita bisogna maneggiare lo sporco. Eh sì, bisogna sporcarsi le mani, come si dice, no? E quindi anche noi dobbiamo andare a vedere dentro, sì, le nostre vite, certo, quello che tutto si muove. Tutto si muove, sì. Anche quello che non ci piace. Anche quello che non ci piace, ma lo facciamo diventare anche piacevole. Certo. Quello è lo scopo della nostra pratica. Certo. Quindi trasformiamo i veleni in medicina. Sì. Infatti qui dice: un fuoco non brucia forse più ardentemente quando vi si aggiungono dei ceppi? Già. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, ma la sua abbondanza d'acqua li fa forse rifluire all'indietro? Le correnti delle difficoltà si riversano nel mare del Sutra del Loto e si scagliano contro i suoi devoti. Sì. Il fiume non viene respinto dall'oceano, né il devoto rifiuta la sofferenza.
dall'angoscio una nave per attraversare il mare delle sofferenze. È un angoscio bellissimo. Vogliamo spiegare bene, se possiamo, insomma, come si può, questo angoscio meraviglioso così, questo brano. Sì, il significato bello. È poi proprio quello, che come vediamo negli eventi, nei fatti della quotidianità, ci parla esempi semplici, il mare raccoglie tutti i fiumi, ma pur essendo sempre pieno d'acqua, non è che fa tornare i fiumi indietro. No, li prende, li accoglie. Li accoglie, tutti, ecco. Sempre l'acqua. E quindi l'acqua si mescola a quella del mare. E quindi quando noi cerchiamo di trasformare il nostro karma, la nostra vita, che poi è il nostro karma, cerchiamo di ripulirlo, di alleggerirlo, di trasformarlo, ecco che il lavoro diventa duro, diventa pesante. Dobbiamo proprio addentrarci nel profondo della nostra vita e tirar fuori tutto quello che abbiamo di poco piacevole, che poi diciamo, però siamo esseri umani, siamo sempre noi, abbiamo i 10 mondi, certo. Quindi abbiamo le cose migliori, le cose un po' meno migliori che ci girano dentro. Ma non dobbiamo spaventarci, neanche dobbiamo sentirci peggiori di altri o inferiori, cioè, perché non è così. Non dire come sono brutto, come sono cattivo, come sono sfigato. No, siamo esseri umani, certo. Nel bene e nel male. Certo. Però noi anche il male lo possiamo far diventare bene. Certo. E quindi è lì che ci sta, c'è il gioco, per cui lottare con leggerezza, con gioia, anche contro questi ostacoli che poi ci fanno soffrire, ma appunto praticando la sofferenza si allevia e la trasformazione avviene in maniera semplice, naturale. Certo. E quindi noi saremo poi grati alla nostra pratica e approfondiremo così e rafforzeremo la nostra fede. Certo. E questo è importante, perché non dobbiamo mai dimenticare, sì, non scoraggiarsi, no, mai, per tutto ciò che viene fuori quando si intraprende, no, certo, il cammino, no? È un po' come una cura disintossicante, sì. C'è quel momento che si sta peggio, che, sì, si sta male, sì, che si sta male, perché c'è l'emissione delle tossine, sì, certo, circolo, e quindi in qualche modo queste tossine, sì, bisogna metterle in circolo per potersi liberare, certo, e accompagnarle fuori in un processo di evoluzione, certo. E quindi è tutto fisiologico alla fine, sì. Però quando si ha la fede, sì, e si lavora per costruirla sempre più forte per rafforzarla e consolidarla, e poi è più facile. È più facile, anche perché poi si entra nel meccanismo, chiamiamolo così, certo, perché anche qui è una legge. Certo. È una legge che funziona, se tu lavori in una direzione, funziona in quella direzione, certo, se tu lavori in un'altra, funziona in un'altra. Per superare quella piena, sì, piena di detriti, quella piena di quella mareggiata, sì, no, che porta fuori tutto quello che e poi le cose c'era da buttare fuori, e poi le cose pian piano prendono, sì, il loro ritmo, sì, certo, sì, il loro corso, e quindi quello naturale. Sì. E poi diventa anche più facile per noi, certo, di volta in volta, quando ci troviamo di fronte a questi nemici, tra virgolette, affrontarli, certo, e trasformarli, certo, e farli alleati. Nemici sono dentro di noi. Sono dentro di noi, le, sì, nostre paure, sì, le nostre sì, incertezze, sì, i nostri dubbi. Che tanti sono, ben vengano i dubbi, ma tanti, mamma mia, non ci fanno progredire nel suo passo. Alcuni, quindi, cercano di frenarci. Sì, man mano però ripuliamo, lucidiamo. Siamo. Andiamo avanti. Nella nostra vita sapremo anche distinguere il dubbio quello giusto che ci trattiene e certo, quello che invece no, è lì che bisogna spingere in modo determinato e andare avanti. Adesso sentiamo qui cosa ci dice nella, sì, spiegazione. Nell'undicesimo capitolo Shakyamuni invita i presenti ad abbracciare e a propagare il sutra nell'età malvagia che seguirà la sua morte, ammonendo sulla difficoltà di tale scelta con immagini iperboliche, le cosiddette 6 azioni difficili, le 9 azioni facili. Beh, qui parla di azioni che sono facili, come per esempio, che sembra impossibile, attraversare una foresta in fiamme con un fascio di
di paglia sulla schiena, senza sì, prendere fuoco. Perché, perché queste metafore, diciamo sì, ti rendono l'immagine subito, rendono l'idea. Sì. E quindi facile, la ritiene facile prenderne una. E la contrappone invece alla propagazione del sutra, che è una delle quelle difficili, perché ci trovano appunto molti ostacoli. Ciò nonostante, prima i 20.000 bodhisattva guidati da Yakuo, re della medicina, poi gli arahat presenti, giurano nel 13° capitolo di lottare per la propagazione del sutra superando tutte le difficoltà che avrebbero incontrato. Ma Shakyamuni tace. Allora tutti i bodhisattva ripetono la loro determinazione con una convinzione ancora maggiore, giurando di resistere anche alle persecuzioni più terribili causate dai tre potenti nemici. E il sutra dice così, recita così. Dopo la morte del Buddha, nell'età del male e della paura, predicheremo molto e ovunque. Da chi è accecato riceveremo maledizioni e calunnie, attacchi con spade e bastoni, ma tutto sarà sopportato. Il primo potente nemico è dunque costituito da laici ignoranti di buddismo che attaccano i seguaci del Sutra del Loto colpendoli con spade e bastoni. Beh, adesso non siamo più in quell'epoca, allora l'epoca era così, si passava veramente alle vie di fatto. Purtroppo. Adesso, insomma, ci sono le persecuzioni, sono più sottili molto spesso. Sì, forse, ma sì, diciamo che però, sono argomenti un po' profondi. Comunque, diciamo che ci sono realtà purtroppo dove non sempre è concesso, diciamo sì, così, sì, la libertà del culto di praticare una propria fede che non sia diversa un po' da quella che verrebbe, diciamo, che è così suggerita, certo, che è quella che è ufficializzata. Purtroppo sì, ci sono territori nuovi dove ci questo sono. Avviene. E poi però io direi sempre di andare a riconoscere nella quotidianità della nostra vita, del nostro qui ed ora, quelle che potrebbero essere sotto mentite anche spoglie, quegli ostacoli, quelle diciamo così difficoltà, quelle pressioni che ci portano qua ad avere difficoltà non solo a perseverare nel nostro cammino interpersonale, certo, ma anche proprio di prendere coraggio e farci invece passare il coraggio di parlarne, di passare il testimone, certo, no? Quindi di propagare, di aiutare anche gli altri. Per superare questo ostacolo è fondamentale l'atteggiamento del credente nei confronti della società, cioè la stima e il rispetto che riesce a conquistare. Solo con la prova concreta è possibile convincere le persone ignoranti della validità di questo insegnamento. Sì, diciamo sempre che sono i fatti che parlano, allora, e non solo le parole. Perché di dottrina, sì, in quanto tale, la teoria, diciamo così, semplifichiamo, possiamo anche conoscerla tutti, sì, possiamo parlarne tutti, anche praticarla dal punto di vista verbale, però poi metterla in atto sotto forma di azioni, concrete, sì, quotidiane, che vanno a confermare, ah guarda, quella persona è, per dire, buddista, virgolette, chissà se il suo comportamento, questo che ha fatto, ha dato il valore aggiunto. E certo, c'è la testimonianza poi di quelle cose di cui magari mi ha parlato, perché ha proprio fatto così. Sì, sì, è coerente veramente. Sì, è un po' come quando diciamo tutti, ti amo, mi ama, però sono i fatti. Sì, che non basta la parola, no? Sì, sono le azioni. Scusate, io sono sempre un po' così. Eh sì, poi la mettiamo nel quotidiano, nelle cose che conosciamo, fatti, per vita vissuta. Fatti concreti, certo, e non parole. Il sutra dice ancora, appariranno monaci corrotti, dal cuore adulatore e infido, diranno di aver raggiunto ciò che non hanno raggiunto, cuori vuoti e superbi. Già. Questo è il secondo nemico, è dunque costituito dai monaci astuti e arroganti che si vantano di aver raggiunto un alto grado di verità pur avendo scarsa conoscenza del buddismo. Ecco. E poi questo succede. Succede, sì. Succede.
Temendo che la loro ignoranza e la loro falsità vengano smascherate, attaccano i veri seguaci del buddismo. L'intelligenza e la saggezza sono i più validi antidoti contro questa categoria. Sì, questo diciamo che, scusate, sempre sembra una parola anche un po' obsoleta, no? Sì. Però accade da sempre. Sì, certo, sì, da sempre. Da quando c'è l'uomo. Sì, cioè, che c'è quello c'è che si vanta di sapere tutto, di aver raggiunto vette... E poi cerca magari di screditare quelli che veramente sono persone corrette, persone oneste. La credibilità. Sì, come per dire, no, quello che faccio io è giusto, e tutti gli altri. Dice quella persona, no. No. E invece, questo bisogna essere molto attenti. Appunto, qui come dice, ci vuole molta saggezza e intelligenza per saperle distinguere. Questo però, ripeto, non è una realtà riconosciuta nei tempi remoti. Ma è sempre valida. Vale ancora tutt'oggi, direi che nella confusione che c'è è molto difficile distinguere il vero dal falso, il giusto dallo sbagliato e quant'altro. È molto difficile avere una voglia, un desiderio di crescere personalmente, perché solo poi noi alla fine possiamo scegliere e decidere ciò che veramente ci viene offerto, se è giusto per noi, fa per noi o no. Certo, e quindi avere una forte identità. Una forte identità. Il sutra dice ancora: eremiti vestiranno di stracci e vivranno in ritiro nelle foreste, sosterranno di percorrere la vera via, disprezzando e fuggendo il resto degli uomini. Bramosi di cibo e guadagno, predicheranno la legge ai laici, rispettati e ossequiati dal mondo, come fossero Arhat in possesso dei sei poteri sovrannaturali. Ecco. Parleranno ai sovrani, e ai ministri, ai bramani e agli altri monaci, ai grandi benefattori del buddismo, per maledirci, insultarci, coprirci di infamie. Ci attaccheranno con parole crudeli e visi tirati. Saremo esiliati più volte. Questa è la terza categoria, che comprende quei monaci venerati come santi, i quali, temendo di perdere il prestigio e l'autorità conseguiti, spingono le autorità a perseguitare i seguaci del Sutra del Loto. Sì, perché se un'altra fede prende il posto della loro hanno paura di perdere. Ma quello è quello che succede un po' a tutte le realtà religiose, nella storia delle religioni è sempre successo. C'è questa, virgolette, paura che qualcun altro prenda dal posto. Ma così è per i governi. Sì, così è per nell'aspetto economico, sociali, finanziario. Se tu prendi il mio posto, io poi ci rimetto. Questo è un po'... Ecco, quindi il limite che dovremmo un po' superare. Invece, come il buddismo parla sempre di condivisione, non di contrasto. Questo perché se tutto ciò che c'è non è per il male delle persone, ma è per il bene comune, per il bene, a sto punto il sole sorge per te, sorge anche per me. Ho capito quale sia la paura. La paura, sempre la paura di perdere potere. Questa alleanza fra i capi del clero buddista e il potere politico è l'ostacolo più difficile da superare, richiedendo tutte le qualità elencate a proposito dei precedenti nemici: la saggezza, autorità, credibilità, stima e rispetto da parte della società. Queste sono tutte le virtù per cui uno diventa forte e può combattere questi nemici. Certo. Nonostante la determinazione e la sincerità dei grandi bodhisattva, Shakyamuni declina la loro offerta. La terra contiene già un gran numero di bodhisattva che porteranno a termine questo incarico, e fra lo stupore generale la terra si apre tremando e ne emerge una moltitudine sterminata pare alla sabbia di 60.000 fiumi Gange, ciascuno dei quali ha un numeroso seguito. Che significato ha questo nuovo prodigio che ci introduce nel cuore dello stesso del Sutra? Già. Questo è il prossimo. Ci lascia così oggi. Sì. La prossima puntata proseguiremo il nostro racconto. Bene, allora ci lasci con un bel po' di nuovo di riflessioni. Certo. Sui nemici da combattere. Sui nemici dentro. Di fuori. Sì. Che tanto quello è. Sì, quello è. Però bene, anch'io sono d'accordo. Lasciamo qua questo passaggio dei tre potenti nemici. Intanto vi saluto con i nostri amici invece. I nostri due Buddha.
che comunque sono effigi, ma anche Nietzsche Rendaishonin parlava degli effigi del Buddha. Certo, certo. Anche se non sono da adorare, no, non sono assolutamente. Né da venerare. No, sono solo da rispettare. Certo, noi li rispettiamo assolutamente. Okay. Chi ce l'ha, chi non ce li ha, va bene lo stesso. Dobbiamo dimenticare che Nietzsche parla sempre di Shakyamuni come il signore degli insegnamenti. Esatto. Si riferisce sempre a lui in questi termini. Esatto, questo è. Quindi, cari amici, vi salutiamo. E ringraziamo sempre la nostra carinissima Gabriella. Grazie a voi dell'opportunità. Grazie a te, Gabriella. E buon pomeriggio a tutti voi. Arrivederci al prossimo video. Ciao. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao.